Salve a tutti ragazzi! Allora, in questo brevissimo video faremo vedere come funziona il jailbreak Spirit e come magari installare le prime applicazioni e come funzionano da Cydia. La guida si potrebbe definire quasi inutile perché comunque bisogna semplicemente premere un pulsante, però diciamo è più per vedere poi quello che succede dopo. Allora, l'iPad è già collegato, me lo riconosce, infatti dice Ready iPad 3.2, che è la versione del firmware installato. Si preme il pulsante jailbreak. E l'iPad si riavvia. Attendiamo qualche secondo. E come vediamo c'è una piccola barra di progresso che ci mostra che il jailbreak è in corso. Questa barra dura veramente pochi secondi, come già saprete, perché abbiamo fatto un articolo questa notte molto esplicativo. Adesso su iTunes mi ha già rilevato il programma, l'iPad collegato. Attendiamo qualche altro secondo. Ed ecco l'iPad che si è aperto. Vediamo un po' se ci sono novità. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ed eccolo qui. È apparsa l'icona di Cydia. La apriamo. Allora, per i nuovi utenti, perché non è detto che le persone che comprano l'iPad o che lo compreranno sono già utenti di magari iPhone e iPod. Cydia è un programma che permette l'installazione di applicazioni di terze parti, diciamo come se fosse una specie di mercato secondario, cioè sono applicazioni di sviluppatori indipendenti che non passano per Apple e spesso servono anche ad azionare delle funzionalità che Apple ha bloccato o che comunque non ha voluto includere nell'iPad o nei suoi firmware. Ritorniamo di nuovo a Cydia perché il primo avvio. Il primo avvio è per organizzare il database e tutte le sue funzioni. Qui adesso ci chiede se siamo degli sviluppatori o meno. Noi siamo dei semplici utenti, quindi premiamo su user. E Cydia in pratica si apre. E come possiamo vedere, scarica le prime informazioni dalle sue repository, che praticamente sono informazioni su tutti i pacchetti che è possibile installare. Su iPad Device trovate una bellissima guida su tutte le applicazioni già compatibili con l'iPad. Allora, il programma si è aggiornato. Allora, abbiamo le sezioni dove ci sono tutte le varie sezioni dei giochi, strumenti, ebook, eccetera, eccetera. Changes, ci sono diciamo, gli aggiornamenti delle cose già installate. Qui possiamo, diciamo, gestire varie repository nuove, oppure cioè i sorgenti, i pacchetti installati, eccetera, eccetera, e qui possiamo fare la ricerca. Allora, vediamo brevemente due applicazioni. La Backgrounder dovrei riavviare, ripristinare l'iPad perché ad alcune persone funziona e ad alcune no. In questo momento non funziona perché dovrei fare un ripristino completo, cosa che non ho tempo di fare adesso, però ve lo mostreremo poi in un video a parte. Vi faccio vedere velocemente Make It Mine di Erika Sadun, che è un'applicazione molto semplice nel quale scriviamo. Adesso vedete che c'è scritto iPad qui sopra. Allora, qui scriviamo device. Come vedete è per iPhone l'applicazione, ma funziona benissimo. Clicchiamo su fine e premiamo su carrier. Come potete vedere, adesso la scritta sopra è iPad device, non più iPad. Ovviamente ci possiamo scrivere quello che vogliamo lì sopra. Poi veniamo all'altra applicazione che è SB Settings. Allora, SB Settings è un'applicazione che non vediamo qui, diciamo, tra la lista delle nostre applicazioni, tra le icone, perché, tra virgolette, nascosta. Però
si attiva facendo un piccolo swipe su sulla barra dello stato e come possiamo vedere appare un menu tra virgolette nascosto. Da questo menu possiamo impostare un paio di cose, attivare o disattivare il Bluetooth, la stessa cosa vale per il Wi-Fi, impostare la luminosità e fare un refresh, un reboot e un respring della springboard del dispositivo. Quindi da qui posso decidere se riavviare l'iPad e posso attivare e disattivare alcune funzionalità che poi si andranno ad aggiungere perché B-Setting supporta i plugin e luminosità e possiamo vedere anche la RAM a disposizione del dispositivo e quanto spazio abbiamo di storage sull'iPad. Queste sono le applicazioni un attimo, diciamo, fondamentali e quelle che si installano normalmente. Poi, non appena sarà compatibile anche Pro Switcher, avremo un vero e proprio multitasking sull'iPad. Per adesso è tutto, ciao a tutti.